Allora, visto che me l'avete chiesto in molti, quest'oggi vi darò una spiegazione delle parole di McGregor in conferenza stampa. Per farlo, andrò a ripercorrere tutta la faida con Khabib. Quindi mettetevi comodi e godetevi la rivalità del secolo. There was a time where you and Conor were pretty cordial with each other, almost friendly. Fanboy! The man was a fanboy! In passato i due andavano abbastanza d'accordo. Addirittura Khabib era un fan di Conor e comprava le sue magliette per sostenerlo. Ma come spesso accade ai fighter talentuosi che condividono la stessa categoria, in poco tempo da amici diventarono nemici. Il primo episodio di questa faida lo si vede ad UFC 205, dove Khabib, che aveva già come obiettivo la cintura, sfida apertamente Conor a farsi, tra virgolette, spaccare la faccia nel backstage. I'm here for smash this guy. I don't want to talk. Smash me, mate. I can smash you. Say me. send location. Here he is, right here in front of you. I'm right in front of you. Did you not see me at the outside the bus? No. Did you not see me right in front of you outside the fucking bus? Ok, adesso parliamo della vicenda del bus. Tutto parte quando Artem Lobov, che praticamente è il buon Fabio di Conor McGregor, decide di prendersi gioco di Khabib in un'intervista, chiamandolo fighetta e sostenendo che se lo avesse incontrato lo avrebbe preso a schiaffi senza problemi. Когда Khabib снимался уже 6 раз. Он снимается, у него там чуть-чуть заболело, у него там в заднице или ещё где-то, он снимается. Но один чемпион и выйдет не на несмотря ни на что, а другой секунд будет сниматься каждый раз. Так ему оплюх на улице где-нибудь, если попадется, могу надавать без проблем. Peccato che Khabib non la prese proprio benissimo questa dichiarazione. Difatti, quando si incontrarono nell'hotel di UFC 223, quello che prese gli schiaffi fu proprio Artem. Conor, che era fuori dal mondo delle MMA da circa 2 anni, dopo aver visto la scena, si precipita a New York con il suo jet privato, partendo dal Dublino. Appena arriva in hotel, riesce a bypassare la sicurezza grazie ai giornalisti di MacLife. E accompagnato da Artem Lobo e un gruppetto di altri scagnozzi, prende d'assalto il bus che conteneva tutti i fighter dell'angolo blu, tra cui appunto Khabib. I showed you my hands, no weapons. What the fuck, you fucking pussies? Fuck you! What the fuck? You alright, Mike? Yeah, yeah. This guy, security, Ben. Camera, like, show up. Come here. Send me a message, like location, I'm gonna come. Whatever you want, doesn't matter. Ireland, New York, Brooklyn or Moscow, doesn't matter. Tell me. Il tutto si conclude con Conor in cella costretto a pagare $60,000 e con Ray Borg e Michael Chiesa fuori dalla main card per colpa dei tagli subiti. E con questo abbiamo finito di riassumere la faida. Adesso passiamo alle offese personali. Why you took money from Magomedov? Hold on, you took money. You took money from Magomedov. Say something to Putin about locking Magomedov up. Zayavuddin Magomedov è un magnate dagestano con il patrimonio stimato di circa 1 miliardo di euro, che il 31 marzo è stato arrestato in Russia per frode fiscale. A lui gli si imputano frodi del valore di circa 35 milioni di euro, attuate, secondo l'accusa, tramite delle holding che operavano nelle infrastrutture pubbliche.
Ora, tralasciando queste dinamiche di politica interna russa, di cui non sono assolutamente qualificato per parlarne, quello che ci interessa a noi è sapere cosa ha a che fare questo Magomedov con Khabib. E tramite delle ricerche che ho fatto è emerso che Zayabudin Magomedov pare che sia il coproprietario della palestra di Sambo del padre di Khabib. Ma a scanso di equivoci vi lascio il virgolettato delle dichiarazioni di Khabib in lingua russa, che ha lasciato a Joe Rogan a fine di UFC 223. Chechen people know what I'm talking about when I call this man a coward, when I call his father a quivering coward. Which Chechen people? Him and Kadyrov were at a mosque together, and he posts a picture of Kadyrov on his Instagram. Shut your mouth, Ali Abdelaziz, mad terrorist, terrorist snitch. I know a lot about you as well, you mad rat. I know a lot about you as well. You keep your mouth shut, kid. Let me take my picture. Nel primo caso Conor si riferisce all'amicizia di Nurmagomedov con il presidente ceceno Razem Kadyrov, un controverso filo putiniano di fede islamica che ha le mani in pasta sia nel calcio che nelle MMA. E nel secondo caso si rivolge ad Ali Abdelaziz, l'attuale manager di Khabib e del nostro Marvin Vettori, che in passato ha collaborato come informatore per conto dell'FBI contro l'estremismo islamico. La spiegazione finisce qui, con questi due interventi di Conor che gettano ombre su quella che Dana White ha definito la conferenza più cupa della storia. Ma prendiamoci qualche secondo per analizzare il tutto. Quello che emerge da questa conferenza è che Conor si conferma ancora una volta un fottuto guerriero mentale. Ma stavolta non gli è bastato sbeffeggiare o minacciare l'avversario. Khabib si è mostrato subito molto tranquillo, un po' perché aveva fatto una preparazione mentale con uno psicologo, un po' perché secondo me non capiva bene quello che diceva l'irlandese. Sta di fatto però che Conor, quasi intimorito dalla calma del russo, ha dovuto sfoderare il peggio di sé, passando quasi da cattivo di turno. Ma non escludo che il daghestano molte volte si stesse trattenendo, difatti in alcune occasioni non riusciva ad esprimersi e balbettava. Quindi, tirando le somme, direi che il risultato della conferenza è un pareggio, dato che entrambi, secondo me, saliranno sull'ottagono con un po' di tensione. Ma questa è la mia opinione, voi fatemi sapere la vostra nei commenti. Detto questo, vorrei ringraziare tutti quelli che si sono iscritti e tutti quelli che si sono resi disponibili per una collaborazione. Grazie infinite da Italian Fight Magazine, l'unico canale di MMA che parla italiano.